Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la seconda edizione di oggi. In studio con voi Rosario Moreno. Conte alla Camera dice preoccupante affollamento negli ospedali, occupati 21% posti letti in terapia intensiva. La curva dei contagi di sabato ha imposto un nuovo corpus delle misure restrittive da adottare anche prima di mercoledì 4 novembre. Lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso delle sue comunicazioni sull'emergenza Covid nell'aula della Camera. Non stiamo subendo un'insostenibile pressione nei reparti di terapia intensiva, ha aggiunto, ma registriamo un crescente preoccupante affollamento negli altri reparti come le terapie subintensive e le aree mediche in generale. Lega, Borghi dice l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, quindi non sulla salute. L'esponente del partito di Matteo Salvini interviene alla Camera per la replica a Conte, dice, le ha detto che il diritto alla salute è preliminare su tutti gli altri diritti costituzionali, ma come si permette di fare una scaletta dei valori costituzionali? I diritti costituzionali sono tutti importanti alla stessa maniera e se per caso i numeri qualcosa contano, il diritto alla salute è al numero 32, il diritto al lavoro invece è al quarto. Coronavirus, CTS francese dice la seconda ondata non sarà l'ultima, la Germania 12.000 casi, la Merkel dice luce in fondo al tunnel è lontana. Come ogni lunedì i dati registrati sono più bassi rispetto a quelli settimanali per la chiusura dei laboratori di analisi. La Francia studia le condizioni di un'eventuale riapertura dei negozi a partire dal 12 novembre. L'allarme di Johnson che dice lockdown per evitare il doppio di morti della prima ondata. Mattarella a colloquio con Bonaccini e Toti per richiamare le regioni, dice vostro ruolo è decisivo per combattere la pandemia di coronavirus. Il capo dello Stato in videoconferenza con il presidente e il vicepresidente della conferenza delle regioni, fonti del Quirinale definiscono il colloquio interessante e proficuo. Presidente della Repubblica, senza entrare nel merito delle misure concrete da dispiegare, ha ribadito l'auspicio della più stretta collaborazione tra tutte le istituzioni dello Stato. Bonaccini ha detto mettere da parte appartenenze politiche o geografiche. I commercianti della Campania dicono lockdown subito per riaprire a Natale. In questo momento rischiamo di più a restare aperti. Perrotta, presidente della Confimprese Napoli, ha scritto al presidente Vincenzo De Luca proponendo di chiudere subito. Segue ovviamente una serie di richieste al governo, dalla cassa integrazione con erogazione immediata al differimento dell'imposizione fiscale nazionale e locale, passando per l'azzeramento dei costi fissi delle utenze. Notizie da Napoli e dalla Campania. Al Cardarelli la prima tensostruttura anti-Covid, la prima di 6 tensostrutture e non è un ospedale da campo. La tenda allestita dalla Croce Rossa Italiana nel parcheggio dell'ospedale Cardarelli di Napoli dovrebbe essere finita entro 48 ore ed entrare a regime nel giro di una settimana. Servirà a decongestionare il pronto soccorso, appunto, sono in affanno questi pronti soccorso da settimane. Conta 25-30 posti letto in 300 metri quadri di superficie, ospiterà casi sospetti in attesa di accertamenti e contagiati Fauci asintomatici. Morte ultra Varese prima di Inter Napoli, i PM chiedono per il tifoso del Napoli 16 anni di carcere, omicidio volontario e 16 anni di carcere. La condanna richiesta dai PM di Milano, Rosaria Stagnaro e Michela Bondieri per Fabio Manduca, il tifoso napoletano accusato di aver travolto e ucciso con il proprio SUV Daniele Belardinelli, l'ultra del Varese morto negli scontri del 26 dicembre 2018, poco lontano dallo stadio di San Siro prima della partita fra Inter e Napoli. Super Enalotto fortunato a Caivano, vincita da 122.000 euro, ben 122.000 euro è la cifra che si è aggiudicato un fortunatissimo giocatore di Caivano del Super Enalotto. La fortuna lo ha baciato nel concorso di sabato 31 ottobre, tutto grazie a una schedina di 2 pannelli giocata presso la tabaccheria Ali Brico di via Sant'Arcangelo numero 7. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Coronavirus, 218 nuovi contagi e 5 decessi in Friuli Venezia Giulia. Consueto calo dei positivi come ogni lunedì a fronte del minor numero di tamponi eseguiti nel weekend.
Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 218 contagi a fronte di 2557 tamponi eseguiti e 5 decessi da Covid-19, 2 a Trieste, 1 nell'ex provincia di Udine e 2 nel Friuli Occidentale. Lo ha comunicato il vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. L'ospedale di Palmanova si valuta una riconversione a struttura Covid. L'epidemia in regione si trasmette più velocemente con più asintomatici. Potranno aiutare l'azione di tracciamento, test rapidi e coinvolgimento dei medici di base, prevenzione, liste d'attese, gestione delle case di riposo e personale sanitario. Saranno i prossimi temi che verranno affrontati con le organizzazioni sindacali. Già fissate le prime due date, il 10 e il 16 novembre, nelle quali confrontarsi su case di riposo e personale sanitario, lo ha comunicato il vice governatore con delega alla salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, condividendo l'odierna proposta espressa in videoconferenza dalle organizzazioni sindacali CGL, CISL e UIL di attivare un metodo di confronto calendarizzando gli incontri sull'emergenza pandemica. Lavori di asfaltatura in via Lumignacco a Udine da lunedì 2 a venerdì 27 novembre, in vigore modifiche alla circolazione stradale in via Lumignacco, come dicevamo a Udine, sono previste modifiche appunto per i lavori di asfaltatura che sono conseguenti alla sostituzione e al potenziamento della rete idrica. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa seconda edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.